Ciao a tutti ragazzi, io sono Mike e questo è Mike's Tech. Come sapete da poco ho acquistato lui, che è il Mavic 2 Pro, ed è un drone veramente dal grande potenziale. L'unico problema è che se estrapoliamo i file che registra questa Hasselblad, vediamo che sono completamente senza saturazione e senza contrasto. Questo perché? Perché registra in D-Log, che è un formato che permette di applicare una color correction per cambiare tutti i colori della ripresa sostanzialmente. E quindi applicare non una color correction e anche una color grading per rendere le nostre clip più affidabili e anche più cool da vedere. Andiamo su Final Cut e vediamo come si fa. Ok, eccoci arrivati su Final Cut, che è il programma che utilizzo io per montare tutti i video, compreso anche questo che state vedendo ora. Qua abbiamo una clip registrata col Mavic 2 Pro in un campo e ora vedremo come colorarla. Però come vedete sotto nella dock c'è anche Premiere e vediamo infatti anche come farlo con Premiere. Le clip registrate da questo drone sono in D-Log, che quindi necessitano una color, perché vedete che non è per niente naturale. Prima di applicare la color correction vi consiglio, visto che il lavoro è meglio pesante, di montare il video anche a ritmo di musica e aggiungere tutti gli effetti del caso. Solo alla fine aggiungere la color correction. E anziché applicarla su ogni singola clip, vi lascio in descrizione un pacchetto di Ryan Angle, che sono dei livelli di regolazione che vi permettono di inserire, ad esempio, non so, dei letterbox piuttosto che delle color correction predefinite direttamente su un livello che ve le applica a tutti i livelli che ci sono sotto. Quindi dobbiamo recarci sul livello di regolazione e andare nella sezione color correction. Facciamo color wheels e come possiamo vedere possiamo aggiungere della color correction semplicemente cambiando tutti i vari valori. Poi ci sono le macchine che si mettono a suonare il clacson. Attraverso questi tool che Final Cut ci mette a disposizione possiamo cambiare tutti i vari colori, ad esempio aumentare più il verde, aumentare il giallo piuttosto che l'azzurro. Quindi in questo caso bisogna aumentare l'azzurro, il giallo e il verde. Ecco, magari evitate di fare lavori del genere, ma stateci un po' su. Nei casi in cui le ruote del colore non possono andare bene, vi consiglio di utilizzare la Color Board, che permette di regolare anche lei i colori. Quindi magari saturation, aumentiamo un po' tutte le varie saturazioni. Qual è la differenza tra color correction e color grading? Perché c'è molta confusione, infatti in questo caso non abbiamo fatto dalla color grading, ma soltanto dalla semplice color correction. Quest'ultima riporta i colori della ripresa in D-Log, quindi senza contrasto e senza saturazione, a una ripresa con dei colori standard, quelli che vediamo con i nostri occhi. La color grading permette di aumentare e enfatizzare i colori per renderli sovrannaturali, ma però più fighi e più cool. Quindi andiamo sui tab effects dei colori, oppure color presets, possiamo notare che ci sono diversi tipi di presette. Dobbiamo semplicemente scegliere quelli che preferiamo. Grazie alla color correction e anche alla color grading, siamo passati da questa immagine a questa. Vedete che la differenza è veramente sostanziale. Ma come ho fatto effettivamente a cambiare così tanto i colori, tanto che sembrano sovrannaturali? Molto semplicemente, sia grazie ai preset che Final Cut ci mette a disposizione, quindi ho aggiunto un po' di contrasto, e sia in questo caso l'effetto cool che l'effetto warm, quindi bilancia sia il caldo che il freddo, quindi toni caldi e toni freddi, e ho aggiunto anche un po' di saturazione in più rispetto al normale, altrimenti la saturazione normale sarebbe così. Però così è poco attraente. Ovviamente se per voi è troppo potete anche abbassarla. Io però purtroppo adoro le cose molto sature e quindi questa cosa non va molto bene. Il risultato però è veramente veramente molto figo. Quindi una volta che avete finito la vostra color correction con la vostra color grading, vi basterà esportare il progetto e avete finito il vostro filmato. Quindi spostiamoci un attimo su Premiere. Quindi importiamo su Premiere il file. In questo caso non riesco a editare il video tagliandolo bene perché comunque Premiere non è ottimizzato per il Mac ed è anche questo il motivo di perché tutti utilizziamo Final Cut, perché la preview non ce l'ho in tempo reale. Però riesco a farvi comunque una preview della color correction. Ci basterà infatti andare nel tab effetti e cercare il preset Lumetri e applicarlo all'interno del nostro video. Andiamo sul controllo effetti e da qui possiamo sistemare tutte le varie impostazioni. Possiamo anche agire un po' sulle curve per poter cambiare tutti i vari contrasti e colori.
Non è importante se utilizzate Final Cut oppure Premiere, l'importante è che utilizzate il programma con cui vi trovate meglio. Utilizzo Final Cut perché è più veloce, reattivo e quello che comunque conosco meglio. Lo so che non vi ho spiegato molto su come si fa un'effettiva color correction, però ragazzi, bisogna smanettare con i vari controlli, vedere fino a quando il risultato pensate che sia un po' accettabile e poi siete pronti con il rendering. Da Mike è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Bye!